mentre invece oggi vorrei, come dicevo, parlarvi di Spinoza, anche in questo caso dare un inquadramento molto generale che provi per sommi capi a inquadrare questo autore così potremmo dire grandioso e difficilmente inquadrabile, che richiederebbe un intero corso, anche più di un corso, che invece noi per forza di cose dobbiamo limitatamente affrontare in poco tempo. E partirei in maniera approssimativa da una definizione a cui sono personalmente molto legato di Spinoza, che riprende e rovescia la definizione nota o forse famigerata che di Spinoza dà Toni Negri. Toni Negri ha chiamato Spinoza l'anomalia selvaggia nel suo libro Fortunato su Spinoza, scritto in carcere, come sapete, no? L'anomalia selvaggia Spinoza, in cui da una lettura di Spinoza potremmo dire come antimetafisico, come teorico quasi dell'anarchia, della moltitudine, no? Il tema caro a Toni Negri. Io invece propongo di inquadrare Spinoza come una feconda anomalia nella modernità. Un'anomalia sì, ma feconda e niente affatto selvaggia. Anomalia nel senso che, come subito cercherò di dimostrare, Spinoza è, potremmo dire, del tutto disorganico rispetto alla sua epoca, è disomogeneo rispetto alle logiche del suo tempo, non è allineato rispetto allo spirito del tempo, potremmo dire hegelianamente, è dissonante rispetto ad esso, per tutta una serie di motivi che subito inquadreremo, filosofici ma anche biografici, potremmo dire. Potremmo dire che Spinoza costituisce un esempio paradigmatico di quel rapporto che con Hegel abbiamo identificato tra filosofia e storia, in cui appunto la filosofia fa valere all'interno della storia il momento universale, potremmo dire, non riconducibile alla pura congiuntura spazio-temporalmente connotata. Potremmo anzi dire che la filosofia di Spinoza, in questo come quella di Socrate anche, è certo storicamente determinata nella sua genesi, perché appunto è legata all'Olanda del 600, è legata al particolare mondo storico in cui viene fiorendo, ma poi appunto presenta una validità universale, presenta una validità che sarebbe limitativo pretendere di ridurre al suo tempo storico. Certo, è imprescindibile Spinoza rispetto al proprio tempo storico, non può essere disgiunto dal concreto mondo storico in cui ha pensato e operato, ma non si è limitato, potremmo dire, a rispecchiare il proprio tempo storico, ha semmai fatto valere una feconda opposizione rispetto ad esso. Parlavo prima di uno Spinoza disomogeneo e disorganico rispetto alla sua epoca. Appunto, ed è una prova, secondo me, fantastica e incredibile di come la filosofia non possa essere, potremmo dire, ridotta a uno spazio ideologico di legittimazione del tempo storico. La filosofia appunto hegelianamente matura dal proprio tempo storico, ma fa valere all'interno di esso poi un elemento universale che lo trascende anche. E questo era un tema su cui, come ricorderete, ci eravamo soffermati abbastanza diffusamente nelle lezioni iniziali di questo corso. Potremmo dire quindi che a distanza di sicurezza da ogni apologetica diretta o indiretta del proprio mondo storico, Spinoza ha coraggiosamente testimoniato della propria disorganicità rispetto alle logiche del suo tempo. Potremmo dire che se l'attributo che, come abbiamo visto, si predica di Cartesio è quello della viltà, l'assenza di coraggio, propria di colui che si adegua cadavericamente alle logiche del suo tempo, rinunciando a pubblicare i libri, rinunciando a prendere posizione rispetto alla politica del suo tempo, cambiando i suoi desideri piuttosto che l'ordine del mondo, come ricorderete. Invece a Spinoza ben altra caratteristica si può attribuire, quella del coraggio, che non a caso ha ampia parte anche nell'etica ordine geometrico demonstrata, no? Il coraggio viene ampiamente definito ed encomiato da Spinoza. Perché Spinoza è disorganico rispetto al proprio tempo? Non solo per la filosofia, come vedremo, per il suo modo di pensare. Spinoza può essere concepito come un greco nel mezzo della modernità. Questo peraltro lo diceva molto bene anche Sestov in Atene e Gerusalemme, dove appunto diceva
ovviamente lamentandosi del fatto che Spinoza in realtà non è un ebreo, Spinoza è un greco, questo per sé è un motivo ovviamente di indignazione, no? Spinoza è un greco nel bel mezzo della modernità, come vedremo, ma poi è disorganico rispetto al proprio tempo storico anche per alcuni episodi, potremmo dire, più propriamente biografici. Anzitutto, come sapete, per il fatto che viene espulso nel luglio del 1656 dalla sinagoga portoghese. Viene espulso e addirittura è condannato tramite un testo di cui disponiamo, un testo della condanna di Spinoza, che è prova lampante, potremmo dire, del settarismo folle proprio della religione del tempo, che non a caso Spinoza prenderà, sia pure in maniera un po' criptica, di mira nel trattato teologico-politico, come sapete. No? Spinoza viene non soltanto scomunicato e allontanato, ma anche maledetto da parte della religione ebraica. E vi leggo il testo della scomunica, no? Anche per darvi il senso di questo documento storico. No? Vedrete che è un documento storico con toni piuttosto roventi. Con il giudizio degli angeli e la sentenza dei santi, noi dichiariamo Baruch de Spinoza scomunicato, esecrato, maledetto ed espulso con l'assenso di tutta la sacra comunità. Sia maledetto di giorno e maledetto di notte, sia maledetto quando si corica e maledetto quando si alza, maledetto nell'uscire e maledetto nell'entrare. Possa il Signore mai più perdonarlo, possano l'ira e la collera del Signore ardere d'ora innanzi quest'uomo, far pesare su di lui tutte le maledizioni scritte nel libro della legge e cancellare il suo nome dal cielo. Possa il Signore separarlo per la sua malvagità da tutte le tribù di Israele, opprimerlo con tutte le maledizioni del cielo contenute nel libro della legge. Siete tutti ammoniti che d'ora innanzi nessuno deve parlare con lui a voce né comunicare con lui per iscritto, che nessuno deve prestargli servizio né dormire sotto il suo stesso tetto, nessuno avvicinarsi a lui oltre i 4 cubiti, che sono circa 2 metri per inciso, e nessuno leggere alcunché dettato da lui o scritto di suo pugno. Ecco, questo è il testo della scomunica con cui Spinoza viene bandito dalla comunità ebraica. Ma poi appunto Spinoza è disorganico rispetto al suo tempo perché, come sapete, codifica, ma poi vive anche in prima persona, la libertas philosophandi, cioè riconosce come irrinunciabile il diritto di dire filosoficamente tutto ciò che si vuole, prendendo anche posizione contro i testi sacri, prendendo anche posizione contro la communis opinio, che diventa appunto un'opinione comune indiscutibile. Spinoza appunto dice: purché si rispetti la legge, tutto può essere detto e pensato. La libertas philosophandi, ovviamente, è un modo con cui lui codifica filosoficamente anche la propria esperienza biografica, no? Il proprio essere stato bandito dalla comunità ebraica. E sulla libertas philosophandi torneremo ampiamente. E il terzo punto da cui emerge la disorganicità feconda di Spinoza dal suo tempo storico è la famosissima lettera di rifiuto della prestigiosa cattedra Heidelberg. Come sapete, Spinoza, in forza della notorietà di cui godeva, a un certo punto viene invitato a coprire l'importantissimo ruolo di docente presso la cattedra di Heidelberg. Lui, che era un semplice molitore di lenti, come sapete, no? Per tutta la vita ha svolto un lavoro artigianale, umile, non ha mai avuto ruoli di importanza all'interno della quella che si chiamerebbe oggi la vita accademica, no? E Spinoza è invitato a prendere parte alla vita accademica, a diventare docente a Heidelberg, respinge risolutamente l'invito, motivandolo proprio in coerenza con il dettato della libertas philosophandi. Se io accettassi di diventare organico agli apparati accademici, potremmo dire così, per ciò stesso dovrei rinunciare alla ricerca e alla libertas philosophandi, perché appunto dovrei adattarmi in qualche misura, dovrei compiere un gesto di anpassung, diremmo con il lessico degli autori della scuola di Francoforte, dovrei adattarmi alle norme della vita accademica e quindi dovrei per ciò stesso sconfessare
il teorema della libertas philosophandi e in generale la ricerca filosofica della verità. E allora nella lettera del 30 marzo 1673 Spinoza declina l'invito e potremmo dire compie un'eroica rivendicazione di indipendenza e di autonomia di pensiero, potremmo dire. Rifiuta di scendere a compromessi con gli apparati di potere del suo tempo e preferisce mantenere il proprio ruolo di molitore di lenti. Scrive Spinoza, siamo nella lettera del 30 marzo del 1673 che trovate raccolta nelle opere di Spinoza, cito dal volume Bompiani, pagine 2067-2069. Giacché non ho mai avuto intenzione di insegnare pubblicamente, non posso indurmi ad approfittare di questa magnifica occasione, per quanto a lungo ci abbia riflettuto. Infatti penso in primo luogo che se dovessi occuparmi dell'istruzione dei giovani, dovrei cessare di promuovere la filosofia. Inoltre penso di non sapere entro quali limiti questa libertà di filosofare, libertas philosophandi, debba essere racchiusa affinché non sembri che io voglia turbare la religione pubblicamente istituita. Vedete dunque, illustrissimo Signore, che la mia riluttanza non dipende dalla speranza in una sorte migliore, ma dal mio amore per la tranquillità, tranquillitatis amor, che credo di poter in qualche modo ottenere se mi asterrò dall'insegnamento pubblico. Quindi ci ha riflettuto a lungo, dice Spinoza, ma alla fine preferisce declinare questo invito perché preferisce conservare intatta la propria libertà di filosofare, che qualora entrasse negli apparati di potere, dicevo, dovrebbe giocoforza essere limitata. Dovrebbe essere limitata e quindi Spinoza dovrebbe in qualche misura abbandonare la ricerca filosofica, oltre al motivo che, come avete visto, tocca anche tangenzialmente, cioè il fatto che l'occuparsi dei giovani gli porterebbe via molto tempo, che invece lui preferisce dedicare e consacrare allo studio. Quindi per questi motivi potremmo dire, come abbiamo detto, che Spinoza è disorganico rispetto al proprio tempo. E in qualche misura si può partire per inquadrare la filosofia di Spinoza dalla magnifica definizione che dà Hegel nelle lezioni sulla storia della filosofia, no? Che continuano a essere il nostro riferimento principale. Quando appunto nelle lezioni sulla storia della filosofia dice a un certo punto «Philosophiren ist Spinoziren», frase che letteralmente potrebbe essere tradotta, anche se suona malissimo, «filosofare è spinozeggiare», potremmo dire, no? È seguire Spinoza, no? È filosofeggiare con Spinoza. Perché appunto, dal punto di vista hegeliano, il filosofare di Spinoza costituisce l'imprescindibile inizio di ogni filosofia. Hegel, come vedremo, considera Spinoza come l'antesignano dell'idealismo, quindi rovescia di 180 gradi le visioni dominanti, quali si trovano ad esempio in Toni Negri, prima richiamato, ma poi in tutto un folto stuolo di interpreti che presentano Spinoza come un semplice teorico del mos geometricus, no? Il teorico di una sorta di empirismo radicale totalmente antimetafisico, proiettato nel puro piano dell'immanenza, laddove invece Hegel legge Spinoza addirittura come antesignano dell'idealismo, per i motivi che vedremo. Nella prospettiva hegeliana, infatti, il cominciamento del filosofare non può essere individuato in Cartesio, da cui pure Hegel prende le mosse per individuare la genesi della modernità filosofica, perché Cartesio è animato, potremmo dire, da un dualismo irrisolto e, come abbiamo visto, dalla aporetica convivenza all'interno del suo pensiero di un soggetto astratto e di una natura materialmente connotata, che Hegel non può accettare. Ma il cominciamento della filosofia non può per Hegel neppure essere rintracciato in Kant, per via della sua surrettizia distinzione, come sapete, fra le categorie dell'essere e le categorie del pensiero, ma poi anche per la morale, potremmo dire la morale compiutamente individualistica, la morale del puro dovere, la morale per anime belle, no? Come si dirà, che sfocia inevitabilmente nella pappa del cuore romantica, come la chiamerà Hegel.
A sua volta potremmo aggiungere noi l'inizio stesso, il cominciamento stesso del filosofare non può neppure essere ravvisato in Hegel perché Hegel prende le mosse da Spinoza stesso, quindi è Spinoza l'inizio del filosofare. Il concetto di assoluto in Hegel non può essere pensato se non tramite la mediazione della sostanza spinoziana, come vedremo, eh? La sostanza spinoziana. Quindi appunto Spinoza deve essere pensato come il grande cominciamento filosofico della modernità idealistica, potremmo dire, come un idealista all'interno del Seicento. Per questo, appunto, seguendo il suggerimento di Hegel, dobbiamo assumere Spinoza come, citando ancora Hegel, Anfang des Philosophierens, no? L'inizio del filosofare. Appunto, sia pure con la sintassi cartesiana, evidentemente, l'etica spinoziana, ma poi anche le altre opere di Spinoza, il breve trattato e così via, il trattato sull'emendazione dell'intelletto, sono tutti testi da cui evidentemente emerge un timbro cartesiano, se non altro nella sintassi, no? Spinoza parla al lessico, con il lessico di Cartesio e nondimeno pur con il lessico di Cartesio potremmo dire esprime contenuti che eccedono completamente l'orizzonte di senso cartesiano, un po' come se volete Fichte utilizzerà un lessico totocelo kantiano per esprimere concetti che vanno ben al di là dell'orizzonte di senso kantiano. Quindi bisogna distinguere in questo caso, potremmo dire, la lettera dallo spirito, se volete, il linguaggio dai contenuti. Pensare che Spinoza resti fino in fondo cartesiano per il fatto che usa la sintassi di Cartesio è la base di ogni fraintendimento del pensiero spinoziano. Perché appunto con la sintassi cartesiana Spinoza restaura il principio greco dell'unità tra categorie dell'essere e del pensare, ristabilisce un monismo ontologico assoluto, se volete, come vedremo. Appunto, da questo punto di vista direi che di tutte le proposizioni di cui, come sapete, consta l'etica ordine geometrico demonstrata, no? Un trattato scritto rigorosamente in ordine geometrico, da cui appunto però bisogna fare attenzione a non pensare che Spinoza per via di questa forma geometrica pensi la filosofia come degna di essere riassorbita nella geometria o nella matematica o nella scienza. Questo è il punto fondamentale. Spinoza utilizza la sintassi del suo tempo, ripeto, per dire contenuti che vanno ben al di là del suo tempo. Appunto, l'etica utilizza una sintassi cartesiana essa stessa, ma per andare al di là di Cartesio. Ebbene, di tutte le proposizioni dell'etica, io credo che se ne possa assumere una come cifra dell'intero progetto spinoziano, che è la proposizione 7 della seconda parte dell'etica, che appunto esce nel 1675, quindi diamo anche una data per storicizzare, appunto, per periodizzare le cose. E questa proposizione recita: l'ordine e la connessione delle idee è lo stesso che l'ordine e la connessione delle cose. Ordo et connexio idearum, idem est ac ordo et connexio rerum. Proposizione fondamentale non solo perché scardina, potremmo dire, il sistema cartesiano, ma perché già in prospettiva apre sull'identità di pensare ed essere che sarà la cifra dell'idealismo. L'ordine delle cose e delle idee è lo stesso, c'è coincidenza fra pensiero ed essere, come sarà nell'idealismo, appunto. Potremmo anzi dire che Spinoza qui in forma non temporale, in forma astratta se volete, tematizza anche quell'aspetto che Hegel metterà in movimento tramite la storicità. La storicità è il grande assente nel discorso di Spinoza, come sapete, mentre invece è la grande novità che Hegel apporta al discorso filosofico, no? Come già abbiamo detto, a partire da Hegel la verità diventa una questione storica, non nel senso che si risolva storicisticamente nella storia, ma nel senso che è imprescindibile la storicità per pensare la verità. Potremmo dire che Hegel metterà in movimento questa proposizione spinoziana dicendo appunto che l'ordine, la connessione degli accadimenti, della successione degli eventi nella storia coincide di fatto con l'ordine delle idee, cioè dei pensieri dei filosofi che hanno pensato, no? I filosofi hanno sempre, potremmo dire, pensato nel pensiero
il divenire storico, il processo con cui il vero diventa vero, abbiamo visto, no? Quindi dinamizzerà questa proposizione spinoziana. Appunto, lungi dall'essere sostanze ontologicamente autonome, come le pensava Cartesio, le due res, la res cogitans e la res extensa, pensiero ed essere sono in Spinoza, come sapete, attributi dell'unica sostanza esistente. Anche Spinoza prende le mosse dall'aporia irrisolta cartesiana, la relazione fra le due res, e la risolve in modo originalissimo, sopprimendo la dicotomia stessa e imponendo una forma di monismo radicale. Appunto, e già in questo emerge, come vedremo, il carattere chiaramente greco del pensiero di Spinoza. Spinoza parte nell'etica dalla definizione di sostanza propria della tradizione greca e nella fattispecie della tradizione aristotelica, come sapete. Perché appunto parte proprio dalla definizione che dice che la sostanza è ciò che esiste di per sé stessa e si può pensare autonomamente. Appunto, siamo nella prima parte, nelle definizioni della prima parte dell'etica, e Spinoza dice: per substantiam intelligo id quod in sé est et per sé concipitur. Per sostanza intendo ciò che è in sé e si concepisce per se stessa. Definizione chiaramente aristotelica, no? E allora, se questa è la sostanza, non ha senso fare l'operazione compiuta da Cartesio, cioè ammettere, come potremmo dire, conviventi in maniera poetica due sostanze diverse. Perché se questa è la sostanza, allora vi è una sola sostanza che è Dio. Unicamente Dio ha la prerogativa di esistere per sé e di essere concepito per se stesso. Di conseguenza non si può partire da due sostanze, ma bisogna partire da un'unica sostanza che è la sostanza divina. Potremmo anche dire, con un lessico che appunto non è desunto da Spinoza, ma credo non faccia torto al discorso di Spinoza, che se in Cartesio abbiamo la res cogitans e la res extensa, Spinoza le dissolve a favore di una unica res, che è la res divina, potremmo dire, no? C'è solo Dio come unica sostanza in sé, per sé sussistente, da cui tutto il resto deriva, no? Appunto, come vedremo, estensione e pensiero, le due res cartesiane, non possono essere pensate come sostanza per via di questa assunzione, no? Perché non sono autosussistenti. Allora, dirà Spinoza, estensione e pensiero, che non possono essere concepiti come sostanza, debbono essere di necessità concepiti, come ben sapete, come attributi dell'unica sostanza, la res divina, appunto. Dove appunto non bisogna però pensare che pensiero e sostanza siano le uniche, pensiero ed estensione, scusate, siano le uniche, gli unici attributi della sostanza divina. Sono semmai, dice Spinoza, gli unici due che è dato conoscere all'uomo, giacché l'uomo consta di quei due attributi. Noi siamo estensione e pensiero e dunque conosciamo quegli attributi, ma il fatto di conoscere quegli unici attributi non ci permette di trarre l'indebita conclusione che ad esistere siano solo quei due attributi. In verità vi sono un'infinità di attributi che noi non conosciamo, perché noi siamo solo estensione e pensiero, dice Spinoza. E appunto, se noi siamo estensione e pensiero, se questi sono i due attributi di cui partecipiamo, in quanto parti di questa unica sostanza che è la sostanza divina, le idee e i corpi sono i modi di questi attributi. Le idee sono i modi del pensiero e i corpi sono i modi dell'estensione. Appunto, gli attributi si determinano poi in modi particolari. Questo è il modo in cui, appunto, partendo da una definizione greca di sostanza, Spinoza capovolge, sia pure con la sintassi cartesiana, vi insisto, capovolge il sistema di Cartesio. Capovolge il sistema di Cartesio. Appunto, la connessione delle idee e la connessione delle cose coincidono. In che senso? In che senso? Nel senso che pensiero ed estensione non sono due cose diverse, ma sono la stessa cosa vista da due prospettive diverse, potremmo dire. L'aporia cartesiana che avevamo un po', se volete, trivialmente presentato come l'aporia
del rapporto aporetico fra le due res, come può il braccio alzarsi concretamente quando penso di alzarlo, no? Come possono entrare in contatto le due res, data la loro eterogeneità strutturale, da Spinoza è di fatto risolta ammettendo che non c'è contraddizione fra queste cose, perché pensare di alzare il braccio e l'alzarsi del braccio sono la stessa cosa vista da due prospettive diverse. E il modo in cui la res, avrebbe detto Cartesio, la res cogitans e la res extensa sono non due cose diverse, ma sono la stessa cosa che si manifesta secondo due diversi attributi. Appunto, dice Spinoza, nell'etica dimostrata secondo l'ordine geometrico, parte seconda, proposizione ottava, sia che concepiamo la natura sotto l'attributo estensione, subattributo extensionis, sia che la concepiamo sotto l'attributo pensiero, subattributo cogitationis, o sotto un qualunque altro attributo, dato che abbiamo detto che ce ne sono infiniti altri di cui però noi non abbiamo conoscenza, troveremo un solo e medesimo ordine o una sola e medesima connessione di cause, cioè il seguire delle medesime cose le une dalle altre. Questo è il punto fondamentale in cui il sistema cartesiano viene rovesciato. Noi possiamo guardare alle cose sotto l'attributo dell'estensione o sotto l'attributo del pensiero e vi riscontriamo sempre solo l'unico e medesimo ordine visto in due modi diversi. Non c'è contrapposizione fra due res diverse, ma c'è il manifestarsi della stessa cosa secondo due attributi diversi. E aggiunge ancora Spinoza, siamo qui nella terza parte dell'etica, proposizione seconda, la mente e il corpo sono una sola e medesima cosa, che è concepita ora sotto l'attributo del pensiero, ora sotto quello dell'estensione. Chiarissimo, no? Appunto Spinoza è geometrico, appunto, more geometrico procede, no? Procede in maniera geometrico-cartesiana in questo, no? Appunto, il sistema cartesiano viene ridotto in una forma di monismo integrale in cui si parte dall'unica sostanza, Dio o la natura. Perché se questa è la definizione di partenza, se ad esistere solo ciò che è per sé si può concepire, allora esistere solo Dio e tutto ciò che vi è interno a Dio. Tutto ciò che vi è interno a Dio è un modo di manifestarsi di Dio stesso, da cui appunto il cosiddetto panteismo di Spinoza, secondo una categoria storiografica, invalsa da lungo tempo, ma comunque come vedremo discutibile per molti versi, no? Appunto. Il problema, come ben capite, che si porrà è capire se Spinoza annienta Dio lasciando solo la natura, lasciando solo l'immanenza, o se piuttosto divinizza tutto ciò che è, ponendolo come parte di Dio. Questo è il punto fondamentale da cui si possono trarre due letture molto diverse. Allora avrete una lettura alla Toni Negri, che pensa a Spinoza come il pensatore che abbandona ogni forma di teologia, abbandona ogni forma di interesse per la divinità e pone l'attenzione solo sulla natura, oppure avrete una lettura diametralmente opposta, che è quella alla Hegel, per intenderci, che leggerà Spinoza come un acosmista, no? Dicendo che appunto Spinoza non nega Dio a favore del mondo, ma nega il mondo a favore di Dio. Il mondo non c'è più, c'è solo Dio. Tutto ciò che vi è Dio. Appunto, Hegel lamenterà anche in una forma lievemente ironica il fatto che in Spinoza c'è troppo Dio, no? Nelle lezioni sulla storia della filosofia c'è troppo Dio in Spinoza. Appunto, questa soluzione spinoziana con cui estensione e pensiero sono pensati come due attributi, l'attributo appunto dell'estensione e quello del pensiero, come potremmo dire parti di un'unica sostanza, risolve il dualismo cartesiano. Risolve il dualismo cartesiano e di più, se ci pensate bene, ponendo l'identità della connessione delle idee, della connessione delle cose, assume l'unità del pensare e dell'essere. Pensare ed essere sono la stessa cosa. Non c'è distinzione, non sono due ordini diversi, sono, per riprendere la definizione spinoziana, un solo e medesimo ordine, una sola e medesima connessione di cause. Qui l'idealismo è già chiaramente codificato, no? Quando appunto l'idealismo
in Fichte come in Hegel, dirà che non c'è l'essere e il pensiero, come se fossero appunto soggetto e oggetto, questo è il punto, distinti. Soggetto e oggetto coincidono perché appunto essere e pensare sono portati all'unità. Per questo Hegel commenta puntualmente nelle lezioni sulla storia della filosofia che quella che Spinoza pone in essere è, cito Hegel, l'unità del pensare e dell'essere. Ed è questa la cifra del pensiero spinoziano, antesignano dell'idealismo, ripeto. Appunto, gli attributi dell'estensione del pensiero, che sono i soli noti all'uomo, sono relativamente indipendenti a uno sguardo, potremmo dire, ingenuo, no? La mente non può determinare il corpo ad agire e viceversa. Ma non di meno, questo è il punto che l'etica di Spinoza mette in evidenza, quello che accade nel pensiero e nell'estensione, che apparentemente sembrano ordini disgiunti fra loro, per l'intelletto astratto, direbbe Hegel, e per il logo astratto, direbbe Gentile, in verità sono, potremmo dire, parti che procedono secondo un medesimo ordine e una medesima connessione. Perché appunto, questa è la cifra del pensiero spinoziano, la mente e il corpo partecipano ed esprimono la sostanza infinita che è comune a entrambi. Sono appunto attributi diversi dell'unica sostanza, attributi che si determinano il pensiero secondo il modo dell'idea e l'estensione secondo il modo del corpo. Questo vuol dire, e Spinoza vi insiste anche nel breve trattato, che è un testo che andrebbe letto attentamente, spesso si legge l'etica trascurando gli altri testi altrettanto importanti di Spinoza, potremmo dire che nulla esiste o è rappresentabile senza il Deus sive natura, appunto data l'identità fra Dio e la natura stessa. Il quale Dio natura è dotato di una forza infinita tramite la quale provvede alla propria conservazione e a quella di tutti i suoi effetti. Il conatus, appunto, lo sforzo con cui ogni parte della natura mira a conservarsi, tema particolarmente caro a Spinoza. Non può essere dunque pensata, se non per le logiche del logo astratto, una natura disgiunta da Dio, né un mondo separato o trascendente rispetto a Dio stesso, né ancora una sostanza che, essendo tale, sia finita e, potremmo dire, a sé stante rispetto all'unica sostanza esistente, la res divina. Appunto, ogni apparente sostanza, ogni apparente ente, potremmo dire che per l'intelletto astratto esiste come autonomo, in realtà esprime l'essenza infinita di un'unica esistenza infinita e perciò è attributo di un'unica sostanza infinita, il Deus sive natura. Come Spinoza chiarisce nel breve trattato, cito dal breve trattato, dal capitolo 22 in particolare, poiché tutta la natura è solo un'unica sostanza, la cui essenza è infinita, tutte le cose sono unite dalla natura in un'unica realtà, cioè Dio. Deus sive natura è qua codificato chiaramente, no? Qui Spinoza dice: la natura è un'unica sostanza che si manifesta in una molteplicità caleidoscopica di modi, ma tutti sono interni alla natura, la quale natura a sua volta coincide con Dio. Coincide con Dio, con l'unica sostanza, abbiamo visto. Allora, alla luce di quanto abbiamo fin qui detto, bisogna fare molta attenzione, perché certamente Spinoza applica il metodo della scienza, il mos geometricus, no? L'idea del calcolo geometrico della ragione calcolante, potremmo dire, nella convinzione tipica del suo tempo, dicevamo che Spinoza è figlio del suo tempo, come ogni filosofo, nella convinzione che la matematica costituisca il modello universale di metodo scientifico. Ma questo poi non toglie che l'oggetto d'analisi di Spinoza, potremmo dire hegelianamente, non sia la parte colta dall'intelletto astratto, come invece capita per le scienze empiriche, ma sia invece, potremmo dire, la totalità dell'essere, in ogni sua determinazione e non certo nei settori limitati di una realtà empirica. L'oggetto di analisi di Spinoza è la totalità dell'essere, il Deus sive natura.
potremmo anche dire, riprendendo temi già declinati, che l'attenzione di Spinoza è rivolta al vero filosofico, non al certo scientifico. È il vero filosofico, cioè il rapporto riferito alla totalità, non alla parte. Potremmo anzi dire che, e badate bene che è una lettura dominante in verità, quella che fa di Spinoza un puro teorico del mos geometricus, un puro teorico della scienza, un puro cartesiano che apporta delle modifiche pur importanti, ma pur rimane sempre nell'orizzonte di senso cartesiano. Questa è una lettura in cui sicuramente vi sarete imbattuti, che è la lettura assolutamente egemonica presso gli interpreti. Però appunto fare di Spinoza un teorico del certo scientifico, fare di Spinoza un teorico del mos geometricus, fare di Spinoza un pensatore della scienza, per parlare in termini chiari e spiccioli, equivale a sostenere che è un testo apocrifo il libro quinto dell'Etica, il quale libro quinto dell'Etica, come sapete, De potentia intellectus, pseudo libertate umana, prende in esame quello che Spinoza stesso concepisce come il terzo genere di conoscenza, che non è la conoscenza per causas, la conoscenza empirica legata al mondo dell'esperienza scientificamente accertabile. Il terzo modo di conoscenza, al contrario, come sapete, è la conoscenza di Dio, cioè della totalità, come abbiamo visto, della totalitas. Se Dio è l'unica sostanza e coincide con la totalità delle esperienze degli enti, il terzo tipo di conoscenza è il tipo di conoscenza che ha per oggetto la totalità e quindi esula dal canone della pura scienza empirica, evidentemente, no? La totalità non è mai accertabile empiricamente. La totalità è solo, potremmo dire, degna di considerazione filosofica. Allora, quanti dicono che Spinoza è teorico del mos geometricus, devono di fatto considerare un testo apocrifo il libro quinto dell'Etica. Devono fare finta che non ci sia. E così trovate appunto nelle letture maggioritarie alla Toni Negri. Io qui assumo Toni Negri come paradigma di queste letture che fanno di Spinoza un pensatore non filosofico, se volete, non della filosofia intesa come sapere della totalità, ma è una posizione assolutamente dominante. La trovate anche in Balibar, in molti altri autori. In ambito francese è particolarmente radicata questa lettura. Appunto, dire che Spinoza è un pensatore della scienza significa dire che il quinto libro dell'Etica è un testo apocrifo. Questo è il punto. In quel libro Spinoza pone in essere problemi che non possono essere affrontati con il mos geometricus, ma che rimandano a una conoscenza della totalità. O, come dice Spinoza stesso, siamo nel quinto libro, appunto, proposizione 27. Summa mentis virtus est deum cognoscere, siver es tertio cognitionis genere intelligere. La suprema virtù della mente è conoscere Dio, ossia di conoscere le cose mediante il terzo genere di conoscenza. Appunto, l'amor Dei intellectualis, no? Il perdersi nella totalità, potremmo dire. Dove appunto è importante di questa definizione il fatto non solo che Spinoza ammetta la conoscenza della totalità, ma anche che riconosca apertamente, potremmo dire, la superiore saggezza di questo tipo di conoscenza, la superiore saggezza di questo tipo di conoscenza rispetto a tutte le altre, no? Il terzo genere di conoscenza è la suprema virtù della mente, come abbiamo visto. Ora, nell'Etica ordine geometrico demonstrata, proprio come nel breve trattato o negli altri scritti di Spinoza, no? Ad esempio il Cogitata Metafisica, il trattato sull'emendazione dell'intelletto e così via, Spinoza ricompone, come abbiamo qui brevemente delineato, una visione ontologicamente unitaria, in cui c'è un'unica sostanza. E quindi in questo modo supera risolutamente ogni possibile dualismo di tipo cartesiano. Non soltanto anticipa, come dicevo, il codice soggetto-oggetto dell'idealismo, l'identità di essere e di pensare, ma addirittura prospetta un'altra possibile fondazione del soggetto, come vedremo.
Per questo Spinoza è un'anomalia feconda nella modernità, è eccentrico rispetto al suo tempo, è sbilanciato, è inattuale, diremmo con Nietzsche, ecco, inattuale Spinoza nel senso che Nietzsche attribuiva a questa espressione, no? È fecondamente dissonante rispetto al suo tempo per tutti questi motivi e anche appunto per il modo in cui codifica il soggetto. Perché? Perché potremmo dire che dissociandosi rispetto alla linea dominante nella modernità, la linea della genesi formalistico-individualistica dell'individuo pensato prima da Cartesio astrattamente, poi da Hobbes in maniera anticomunitaria, poi, come abbiamo detto ieri, da Locke in maniera egoistico-possessiva, culmina nel Kant che rovescia, in Kant che rovescia e compie questa metafisica del soggetto. Ebbene, Spinoza si dissocia rispetto a questa linea dominante e prospetta quella che io propongo di qualificare come una costituzione alternativa del soggetto moderno, alternativa rispetto all'asse dominante. Perché? Perché il soggetto spinoziano, tanto per cominciare, non è un soggetto individualistico o astratto. Il soggetto spinoziano, come vedremo, nell'etica, ma anche nel trattato teologico-politico e anche nel trattato politico, e non confondete il trattato teologico-politico con il trattato politico, che sono due testi diversi al di là del nome simile, questi testi appunto prospettano un soggetto alternativo, comunitario e democratico, se volete. Appunto un soggetto non formale perché abitato da passioni, no? La geometria delle passioni, citando il bel libro diremo Baudet in questo caso, no? La geometria delle passioni, un soggetto denso di passioni che si costituisce nell'immanenza della società e nei rapporti comunitari con gli altri individui. Il soggetto spinoziano non è astratto, non è formale, non è anticomunitario, è l'esatto opposto, è un soggetto materiale, comunitario, democratico. Potremmo dire in questo caso, citando Lukács, in particolare dalla ontologia dell'essere sociale, che il soggetto spinoziano avvia quel magnifico processo che poi sarà compiuto dall'idealismo tedesco del compimento dell'autocostituzione processuale, terreno immanente dell'uomo. Autocostituzione processuale, terreno immanente dell'uomo. Appunto il soggetto si costituisce processualmente nel divenire della storia, che pure non è ancora codificata qui da Spinoza, nell'ambito terreno immanente dei rapporti democratici immanenti alla società, come vedremo. Non è un caso che tutti gli idealisti avranno una grandissima considerazione di Spinoza. Avranno una grandissima considerazione di Spinoza. Fichte dirà che il sistema di Spinoza è diverso dal suo, ma sono solo due i sistemi coerenti nella storia della filosofia, il suo ovviamente, la dottrina della scienza e lo spinozismo. Fichte addirittura esordisce prima di convertirsi alla dottrina della scienza come spinoziano, ma lo stesso Hegel, come sapete, l'abbiamo già detto, spende grandi parole di elogio per Spinoza. Spende grandi parole di elogio per Spinoza e lo stesso Marx esordisce nel 1841 per un verso scrivendo un lavoro di tesi di laurea su Democrito ed Epicuro e in parallelo scrivendo un'opera di commento del trattato teologico-politico di Spinoza, che inciderà moltissimo sull'idea marxiana della comunità democratica, terreno immanente, direbbe Lukács. Spinoza è il grande padre dell'idealismo, oltre che della democrazia intesa in senso non liberale, appunto, potremmo dire. Fare di Spinoza un teorico del mos geometricus è fuorviante quanto fare di Spinoza un pensatore liberale. Spinoza non è per nulla liberale nel senso appunto di un John Locke, per intenderci. Appunto, tutti questi autori che ho citato, Fichte, Hegel, Marx, ma se volete lo stesso Schelling, sono grandi estimatori di Spinoza e, come vedremo affrontandoli, rideclineranno la sostanza spinoziana, cioè l'identità ontologica di Dio e natura, pensandola come soggetto. Quando Hegel, nella prefazione alla Fenomenologia dello Spirito, dice che il vero è la sostanza, l'intero, e il vero è soggetto.
due definizioni apparentemente opposte, che riprendono Spinoza e lo superano. Hegelianamente è un episodio di Aufhebung, no? Spinoza viene superato, conservato e rinnovato, potremmo dire. Perché appunto è bensì vero che il vero è l'intero, la totalità, il terzo tipo di conoscenza, ma questa totalità è anche soggetto, come dirà Hegel, no? È soggetto che si costituisce nel divenire storico. L'identità di, dice Hegel, l'importante, la cosa veramente importante è pensare la sostanza come soggetto, cioè il mondo delle oggettivazioni umane come identico e coincidente con il soggetto stesso che si oggettiva, no? Come vedremo. E Spinoza, appunto, costituisce in questo senso l'Anfang des Philosophirens, no? L'inizio imprescindibile di ogni filosofare. Appunto, come vedremo per l'idealismo, è bensì vero che il vero è l'intero, ma non in maniera statica come lo pensa Spinoza. Qui sta la determinazione ancora astratta della totalità di Spinoza, perché appunto per l'idealismo, in particolare per Hegel, la verità dell'intero sta nel divenire vero del vero, sta nel processo del suo dispiegamento, come abbiamo detto, e nell'acquisizione dell'autocoscienza, nel processo con cui si acquisisce l'autocoscienza dell'identità di soggetto e oggetto, che all'inizio, nella figura della certezza sensibile, sono pensati come, potremmo dire, ontologicamente separati, no? Un soggetto e un oggetto si stanno dinanzi come se fossero due realtà autonome, ma poi si scopre, dice Hegel, che il soggetto rimanda all'oggetto e l'oggetto rimanda al soggetto, e di più si scopre che la verità dell'oggetto sta nel soggetto, nella misura in cui l'oggetto esiste in quanto è saputo dal soggetto stesso, no? Qui si attiva il processo dialettico che culmina hegelianamente nell'identità di soggetto-oggetto. Spinoza in questo è il precursore fondamentale dell'idealismo, no? Potremmo dire che l'idealismo nasce come coerentizzazione e unificazione, se volete, del codice di Spinoza con quello di Vico, la sostanza come totalità e la sostanza come storia. Appunto, l'ordo et connexio idearum et rerum spinoziano e il verum ipsum factum di Vico, i due grandi precursori dell'idealismo. E appunto, se declinata come soggetto, la sostanza spinoziana permetterà di concettualizzare idealisticamente la genesi e il compimento dell'autocoscienza processuale, immanente, no? E comunitaria del genere umano. Per questo, appunto, nella già richiamata Vorrede alla fenomenologie, Hegel dice che la sostanza è l'intero, das Wahre ist das Ganze. E per un altro verso, in maniera apparentemente contraddittoria, ma si tratta di una contraddizione che è tale solo per l'intelletto astratto, la sostanza è essenzialmente soggetto. Die Substanz wesentlich Subjekt ist, cioè autocoscienza che viene costituendosi tramite la mediazione e il divenire della sostanza stessa, no? Secondo un divenire ritmato, come sapete, dall'alienazione e dal suo recupero, come dice Hegel, dal divenire altro per poi superare questo divenire altro e tornare in sé arricchiti, no? Secondo il movimento che è Fichte per primo a codificare, come vedremo. È Fichte per primo che pensa il processo storico come un superamento delle proprie autoestraniazioni senza alcun riferimento a divinità trascendenti, no? È tutto nell'immanenza il processo. Appunto, fatta questa premessa, si capisce in che senso Spinoza sia del tutto eterogeneo rispetto alla sua epoca e di più sia già proiettato verso l'idealismo. Come dice Hegel nelle lezioni sulla storia della filosofia, il grandissimo merito di Spinoza sta nel pensare la sostanza come intero, come totalità, quinto libro dell'Etica, opponendosi dunque alla riduzione del sapere filosofico alla limitatezza dell'intelletto astratto. E su questo già si è detto sufficientemente. Da questo punto di vista, dice Hegel, lo cito, l'aspetto grandioso del punto di vista della filosofia spinoziana e la rinuncia a tutto ciò che è determinato e particolare. Tutto ciò che è determinato e particolare. In che senso? Nel senso che tutto ciò che è determinato e particolare è parte interna alla totalità ed esiste autonomamente solo per gli occhi miopi dell'intelletto astratto. La ragione dialettica coglie le parti all'interno della totalità, come momenti dileguantisi all'interno della totalità stessa. Appunto, al certo scientifico subentra in Spinoza il vero filosofico, come abbiamo detto.
Per un altro verso, però, Spinoza, dal punto di vista di Hegel, ha inteso la sostanza in maniera ancora astratta e statica, se volete, come una realtà, cito Hegel, assolutamente rigida e priva di movimento, appunto come una realtà che non diviene storicamente, no? Il grande assente nella riflessione spinoziana è la temporalità storica, e non dunque come una totalità vivente e processuale. Non come identità di soggetto e oggetto che si fa nella storia. Hegel non farà altro che coerentizzare Spinoza declinando temporalmente, come già dicevo, l'identità dell'ordo rerum e dell'ordo idearum. E vi leggo il passaggio di Hegel. L'idea spinoziana è ammessa come vera e fondata. Vi è una sostanza assoluta che è il vero. Vi è una sostanza assoluta che è il vero. Questa definizione è importante, la sostanza assoluta, la totalità, è il vero, non è il certo. Hegel, come sapete, distingue il vero dal certo, e noi con lui. Il certo è oggetto dell'intelletto astratto scientifico che scompone la realtà e ne analizza le parti pensando in maniera contraddittoria che siano autonome dal tutto. Questa è la ratio calcolante della scienza moderna. La filosofia invece ha per oggetto il vero, cioè l'intero. E Spinoza in questo è un filosofo nel senso più alto del termine. Punto. Vi è una sostanza assoluta che è il vero. E poi qui Hegel muove una critica a Spinoza. Tuttavia, questo non è ancora il vero come intero. È necessario che la sostanza sia anche pensata come attiva e vivente in se stessa, e con ciò si determini come spirito. La sostanza spinoziana è ciò che è universale e pertanto è determinazione astratta, abstracte Bestimmung, è astratta, non è pensata ancora come processo autocostituentesi dell'unità di soggetto-oggetto nel tempo, è pensata come astrattamente, cioè appunto come non nella concretezza storica, come data già di per sé nella sua identità di soggetto-oggetto. E questo evidentemente è un limite in cui Spinoza è situato per via del tempo storico in cui vive, in cui ancora non è, come ben sapete, non è ancora operativo il moderno concetto di storia al singolare, in cui Spinoza, appunto, non può pensare storicamente la sostanza come costituirsi processuale per il fatto che vive in un'epoca in cui non è ancora codificato il concetto moderno di storia, che invece nascerà solo con l'illuminismo e su cui torneremo. E non di meno, secondo l'interpretazione hegeliana, è più che legittimo presentare Spinoza come il padre dell'idealismo. Addirittura Hegel dice che il vero motivo per cui si mostra, dice Hegel, corrucce ostilità nei confronti di Spinoza, non è tanto nel fatto che ha negato Dio. Il presunto ateismo di Spinoza, no? Di cui dicevamo anche ieri, anche in buona fede per intenderci, perché Pierre Bayle dirà che Spinoza è l'ateo virtuoso, come dicevamo, no? Da Spinoza in poi è impossibile fare come Locke, che pensa che l'ateo in quanto tale sia vizioso e incapace di essere onesto. Spinoza è l'esempio vivente di un ateo virtuoso, per tutti i motivi che abbiamo detto. Ma dice Hegel, non è affatto vero che Spinoza è un ateo. In realtà Spinoza è un acosmista. C'è troppo Dio in Spinoza, tutto è Dio. Manca il mondo semmai in Spinoza. Nel senso che, cito ancora Hegel, Spinoza ritiene che quel che si chiama mondo non esista affatto e sia solo una forma di Dio e nulla in sé per sé. Il mondo non avrebbe nessuna vera realtà. Nessuna vera realtà. Appunto, acosmismus, dice Hegel, no? Negazione del cosmo a favore del Dio natura. Potremmo dire quindi, utilizzando in questo caso la grammatica non di Hegel, ma di un grande pensatore del Novecento, ingiustamente poco conosciuto a fronte di altri autori infinitamente inferiori a lui, ma molto più noti e più reclamizzati, che è Karel Kozik, autore di una splendida opera intitolata Dialettica del concreto. Utilizzando la grammatica di Karel Kozik, potremmo dire che Spinoza non ha negato Dio, ma semmai ha negato la pseudo-concretezza delle scienze empiriche. Quella delle scienze empiriche è una concretezza fasulla, è un realismo fallace, perché appunto è un realismo irreale, se volete. La realtà esiste sempre come concretezza dinamica, come
come concretezza immanente in cui le parti si relazionano fra loro, e pretendere di pensare la parte astratta dal tutto come se quella fosse la realtà è una forma di realtà pseudo, appunto, pseudo realtà, pseudo concretezza, dice Karel Kozik. Non si dà realtà se non nella concretezza, nei nessi concreti fra le parti. E Spinoza dunque ha negato questo esattamente, la pseudo concretezza. Le singole cose non esistono se non come parti dell'unica sostanza. C'era una domanda? Prego. Certo. Beh, questo è uno dei temi più cari al grande amico e filosofo Sossio Giametta, che appunto ha dedicato a questo tema molti, molti saggi e molte cose. Ma io, se devo dare la mia personale, my personal opinion, no, per dirla con il lessico inglese, io dico che secondo me non c'entrano assolutamente nulla filosoficamente, al massimo c'è un'assonanza per quel che riguarda il richiamo alla fedeltà alla terra, direbbe Nietzsche, però poi filosoficamente, dal mio punto di vista, non c'entrano nulla, perché Spinoza è per il vero filosofico, Nietzsche delegittima integralmente il vero. Spinoza scrive ordine geometrico, Nietzsche scrive aforismaticamente, a tal punto che è stato definito lo scriba del caos. Quindi certo che in filosofia si può interpretare, dopo l'ermeneutica, poi tutto in ogni senso, però dal mio punto di vista Spinoza e Nietzsche si iscrivono in due diversi orizzonti. Ecco, se devo dire la mia... Certo. Sì, sì, sì. Nietzsche era entusiasta di Spinoza, lo elogia. Diciamo che i pensatori in Nietzsche si dividono in quelli che lui ama, che sono pochissimi, e quelli che odia, che sono i più, no? Platone, Rousseau è quello che odia di più, no? La canaglia Rousseau. Spinoza invece gli piace molto a Nietzsche, soprattutto per quest'idea di, beh, intanto di un ritorno della grecità nel mondo moderno, e poi per quest'idea, direi, anche stoica in qualche misura, dell'amor fati in qualche misura, ecco, questo è un po' il tema, anche se secondo me si inscrivono in due orizzonti di pensiero totalmente diversi, ecco. Mentre si può fare di Spinoza un antesignano dell'idealismo, secondo me è solo nell'interpretazione che Nietzsche dà di se stesso che Spinoza diventa un precursore di Nietzsche, no? Però appunto, soprattutto dopo Freud, mai prendere sul serio quello che dice il soggetto su di sé, no? Come sapete, no? Bisogna sempre fare attenzione. Questo forse è uno dei grandi insegnamenti che Freud ci dà. Del resto, se bastasse a chiarire un autore ciò che egli dice di se stesso, il nostro lavoro non avrebbe alcuna, non avremmo nulla da fare, no? Basterebbe leggere gli autori e non servirebbe a nulla l'interpretazione che se ne dà. Quello che volevo dire invece, per entrare in un altro punto importante di Spinoza, no? Come vedete, per ragioni di tempo cerco di prendere alcuni aspetti importanti per inquadrarlo complessivamente, no? Hegelianamente dobbiamo vedere la foresta e poi gli alberi si chiariranno da sé all'interno della foresta, se avrete la pazienza di voler vedere anche gli alberi. Quello che voglio mettere in luce anche in questo caso è il fatto che non si può pensare di leggere la metafisica di Spinoza disgiuntamente dalla politica di Spinoza. Ecco, questo è un punto importante. Non si può leggere l'etica disgiuntamente rispetto al trattato teologico-politico o al trattato politico. Si dà appunto una feconda sinergia fra queste opere e più in generale fra ontologia e politica in Spinoza, a tal punto che io parlerei, sempre in tema di feconda anomalia spinoziana, di una vera e propria ontologia politica di Spinoza, nel senso che l'ontologia stessa di Spinoza, se correttamente letta, rivela già in nuce tutta poi la sua politica, in cui appunto è la stessa impostazione ontologica, il rapporto fra gli attributi e la sostanza, a presentare già la struttura fondamentale del pensiero politico di Spinoza, in cui potremmo dire il rapporto fra attributi e sostanze in ambito ontologico è l'equivalente funzionale di senso
che si dà poi in ambito politico nel rapporto fra la sostanza comunitaria e i singoli individui, no? Gli attributi di questa sostanza comunitaria, potremmo dire. Non dimenticatevi mai che mentre John Locke liquida la sostanza e lascia solo gli attributi, diremo con Spinoza, lascia solo gli accidenti, cioè i singoli individui relati, agonali tra loro, competitivi, che creano reti di scambio, in Spinoza invece c'è una sostanza comunitaria rispetto a cui gli attributi sono parti interne, che non possono pensarsi autonome, no? E potremmo dire che come sul piano dell'ontologia il grande errore consiste nel pensare le parti con il logo astratto, astratte rispetto all'intero, così sul piano politico il più grande errore, se volete, è l'individualismo barra egoismo, pensare che le singole parti siano autonome rispetto alla totalità, alla sostanza comunitaria. Per questo dicevo che Spinoza è un pensatore della comunità e della totalità. Potremmo quindi dire che per un verso il fatto che Spinoza parta esattamente da dove Locke invece prende le distanze, no? L'idea di sostanza, è significativo a un tempo sul piano metafisico e sul piano politico, no? Spinoza è un grande rivalutatore della metafisica e è un grande rivalutatore della communitas, no? Laddove invece Locke, e non è un caso che procedano insieme queste due dimensioni di conserva, abbandona e la metafisica e il comunitarismo, se volete. Appunto che Spinoza, anche in questo emerge il carattere totalmente greco di Spinoza, no? Pensare la sostanza e pensare la comunità. Per un greco sarebbe stata una pura follia pensare l'individuo come esterno rispetto alla comunità, come autonomo, come parte slegata dall'intero, no? Pensate a Socrate nel Critone. Socrate si rifiuta di fuggire dal carcere proprio perché non è un atomo a sé stante, è una parte della communitas. E non può pensarsi come autonomo rispetto ad essa. Rispetto ad essa. Appunto, qui emerge il carattere greco di Spinoza come greco all'interno della modernità. Questo emerge molto nitidamente anche nella geometria delle passioni, per inciso, nell'etica, la geometria delle passioni, usando la bella espressione che usa Remo Bodei. Appunto, abbiamo visto che in Hobbes la logica che sta alla base dell'antropologia hobbesiana è quella del perverso desiderare illimitato. Abbiamo visto che in Locke, ugualmente alla base dell'antropologia, vi è il desiderio acquisitivo e possessivo, la brama dell'infinito, il cattivo infinito, avrebbe detto Hegel. Nell'etica di Spinoza, invece, troviamo codificato, vera e propria anomalia all'interno della modernità, l'idea del metron greco. La saggezza della giusta misura, la difficile opera del disciplinamento delle proprie passioni in modo che esse non tendano a prendere la linea di fuga verso l'infinito, potremmo dire. Appunto, la cupiditas, la brama, il voler avere sempre di più, dipende esclusivamente da noi, dice Spinoza. Il primo errore da cui scaturisce la sua illimitatezza perversa deriva dall'ignoranza della reale origine e dei motivi per cui gli oggetti ci appaiono desiderabili. Se si cerca il desiderio fuori di noi e non in noi, dice Spinoza, non può che trionfare incontrastata l'illimitatezza delle passioni a cui seguono di necessità quelle che Spinoza chiama, con magnifica espressione, devo dire, le passioni tristi, l'invidia, la brama di avere sempre di più, la perversione del desiderio e così via. Appunto, bisogna evitare di pensare che ci siano oggetti esterni a noi a cui noi dobbiamo fare concessioni di ogni genere. Bisogna pensare, bisogna cessare di essere mossi dal desiderio verso fantasmi, oggetti immaginari che turbano la nostra mente. Perché se noi continuiamo a seguire il desiderio come appunto se fosse qualcosa che sta fuori di noi e quindi nella ricerca dell'oggetto e non nella soddisfazione di noi stessi, in noi stessi, allora dominerà, potremmo dire, la tristezza come appunto condizione
perversa in cui l'oggetto sembra sempre di nuovo inadeguato alla nostra rappresentazione. Qui Spinoza, tra le righe, già mette in luce, potremmo dire, la perversa dinamica dell'odierna civiltà dei consumi, no? In cui il desiderare viene fatto, potremmo dire, viene alimentato dalla perversa logica dell'oggetto, no? Si pensa di poter soddisfare il desiderio con l'oggetto che ha per sua stessa caratteristica la vacuità, cioè il fatto che si estingue nell'essere consumato, sicché il desiderare rinasce sempre da capo in vista dell'oggetto che è strutturalmente vacuo, potremmo dire, no? Appunto, se il desiderare viene rivolto a oggetti esterni, continuamente esso rinascerà in forme perverse. Laddove invece, dice Spinoza, l'obiettivo etico, e non dimentichiamoci che l'etica di Spinoza ha chiaramente, a partire dal titolo, un obiettivo etico, è quello di fare chiarezza nel mare infinito delle passioni umane, in modo che il desiderio non sia più determinato dagli effetti esterni, ma diventi finalmente autonomo e attivo. Autonomo e attivo. Potente, lieto ed equilibrato, dice Spinoza. Appunto un desiderio che nasce dalla gioia e non più dalla perversa ricerca di oggetti esterni. Dice Spinoza, nell'Etica, parte quarta, proposizione 18, il desiderio che nasce dalla gioia, a parità di condizioni, è più forte del desiderio che nasce dalla tristezza. Bisogna cercare di disciplinare il desiderio, di incanalarlo e di rivolgerlo in noi stessi, potremmo dire. Se in Cartesio e in misura ancora maggiore in Bacone l'obiettivo della scienza, come si è visto, era il dominio della natura ad opera dell'uomo, quindi la ricerca di un dominio dell'oggetto esterno, potremmo dire, in Spinoza l'obiettivo diventa il dominio dell'uomo su se stesso, la sua autoregolazione razionale. Appunto, il potere della mente sugli effetti riposa anzitutto nella loro corretta conoscenza. Conoscere le cose significa già superare la contraddizione, potremmo dire. Conoscere le patologie significa già in qualche misura metterle a tacere. Per questo appunto Spinoza ha come obiettivo fondamentale capire le cose, nella convinzione, forse non fino in fondo condivisibile questa, che conoscere le cause delle cose significhi già superare la contraddizione, le patologie. Il principio che Spinoza utilizza nel Trattato Politico, questa volta, parte prima, capitolo quarto, è quello del humanas actiones non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere. Le azioni umane non vanno derise, non vanno piante né detestate, ma vanno capite. Bisogna capire anzitutto le cose. E qui appunto Spinoza fa valere, come dicevo, un'etica greca del giusto mezzo. Vi è in particolare un passo nelle Lettere molto significativo in cui Spinoza rigetta espressamente la categoria di ateismo a cui sempre più spesso veniva abbinato il suo pensiero, e dice che l'ateismo è l'atteggiamento teorico di chi non crede in nulla se non nel movimento illimitato di arricchimento. Qui Spinoza dice una cosa importante, cioè già mette in luce la cifra dell'ateismo che, come dirà Hegel, è la perdita di interesse per il problema della verità. Io credo che questa sia la più bella definizione dell'ateismo che si possa dare, la perdita di interesse per il problema della verità. L'ateismo è già sempre proiettato sul nichilismo, potremmo dire, no? La perdita di interesse per il problema della verità e dunque l'abbandono di ogni prospettiva veritativa in nome della pura aderenza alla logica della ricerca illimitata delle merci e della ricchezza, no? La ricerca delle merci è intimamente nichilistica, no? La merce non ha altro fine all'infuori della sua riproduzione, della sua invasione di campo, potremmo dire. Prego. Certo. Certo. Il pensatore che si chiede che cosa possa un corpo, è anche il pensatore che nell'etica, più che una astratta trascendentalizzazione del pensiero, propone una fenomenologia.
e anche delle intensità, anche per parlare della potenza e dell'intensità, anche del singolo in quanto partecipante della natura universale. Quindi questa è la prima domanda. E la seconda domanda invece è questa che è di critica storiografica. Io farò, non so se lei intende l'interpretazione negriana di Spinoza come dominante, o se ritiene dominante l'interpretazione classica da Bagnano del panpsichismo e del panpsichismo. Come se non avesse costruito quella di Spinoza, che è quella di Negri, che lo interpreta come un materialista, certo, proprio materialisticamente come successore di quella linea che lui vede da Nietzsche, Scott, fino a Wittgenstein, di progressiva immanentizzazione dell'essere, e come dire, dove l'idea come un testo che secondo me è discutibile. Però non mi sembra che si possa definire una lettura dominante nel livello di stato, non ci vede sicuramente il professore dell'anarchia. Certo, beh, sicuramente in Italia è dominante la lettura, come tu giustamente ricordavi, di alla Bagnano, no? Spinoza pensatore della necessità, Spinoza pensatore della pura immanenza panteistica e così via. Però in Francia, ad esempio, non è così. In Francia la lettura negriana è molto, molto diffusa, anche in autori molto diversi. Quindi, anche certo, forse sarebbe più opportuno dire la lettura deleuziana a questo punto. Io ho parlato di Negri così per partire da quel titolo che lui utilizzava, che è una lettura però che io non, francamente, trovo veramente surreale, nel senso che anche tu citavi cosa può un corpo, il tema deleuziano. Certamente che c'è questa dimensione, però al netto di un'analisi attenta del pensiero di Spinoza, secondo me è secondaria tutta questa riflessione. Secondo me il vero, cioè, è difficile dire che il cuore teorico dell'etica è il problema del corpo. Secondo me il cuore teorico dell'etica è proprio l'identità di pensare ed essere, no? Che ritorna continuamente declinata, e che è proprio la cifra su cui lui articola il suo discorso. E il quinto libro dell'etica, non a caso, è importantissimo e scardina appunto ogni possibilità di leggere in quel senso Spinoza. Sì, no, è una lettura certo consolidata, ma che io non condivido. Io penso appunto che su questo avesse ragione Hegel, cioè che Spinoza nega il cosmo, non Dio. Cioè, questo non vuol dire che procede, cioè vuol dire anche l'idealismo è un pensiero dell'immanenza radicale, attenzione, è un pensiero della concretezza, non bisogna pensare all'idealismo come un pensiero così della trascendenza. Io penso che nessuno, se mi chiedessero qual è il pensatore più concreto e più materialistico dell'intera tradizione occidentale, probabilmente direi Hegel, quello che ha più attenzione per la concretezza storica. Quindi bisogna appunto fare un'operazione ermeneutica differente in questo senso. Anche Hegel ha attenzione per le passioni umane, per la fenomenologia delle passioni, come la chiamavi tu, certamente. E Spinoza però, appunto, non dimentichiamoci che mette a tema problemi che secondo me non possono essere letti in quella chiave deleuziana. Ecco, significa fare una forzatura molto, molto forte. Forse il discorso di Deleuze può valere su Nietzsche, ma su Spinoza, per tornare anche all'altra domanda, su Spinoza è difficile, secondo me. Significa quantomeno limitare
L'etica ha una parte molto precisa e astrarla dal tutto, cioè se si guarda l'espressività generale dell'etica, secondo me è chiaramente quella di un precursore dell'idealismo, nel senso che abbiamo provato a delineare. Poi chiaramente io propongo qui un'interpretazione, la difendo dialogicamente, ma come vi dicevo, la prima cosa da fare è insegnare a dubitare di ciò che si insegna, quindi ben vengano le obiezioni. A me sembra più convincente l'altra lettura, ecco, argomentativamente, però ben venga che ci siano anche altre letture, si può anzi fare sicuramente, ecco. Anche perché appunto, riprendo rapidamente quello che stavo dicendo. Lui rigetta la categoria di ateismo e scrive: gli atei sono soliti cercare onori e ricchezze sopra ogni cosa, cosa che io ho sempre disprezzato, come sanno tutti quelli che mi conoscono. No? Appunto, addirittura Spinoza, dopo aver letto un opuscolo intitolato Homo Politicus, in cui si sosteneva che il sommo bene coincide con l'illimitata ricerca di ricchezze, aveva in animo, ci dice nella lettera, di voler scrivere un contro-opuscolo per mostrare, cito, la condizione di inquietudine e di miseria di coloro che sono avidi di onori e di ricchezze. No? E poi chiude la lettera citando il noto episodio dell'esempio dei frantoi di Talete, no? Appunto mostra come il filosofo, se volesse, si potrebbe arricchire, ma non è ciò che cerca e dunque non ha, proprio in quanto filosofo, non concede nulla al cupio di solvi della ricerca dell'illimitatezza acquisitiva. Come dicevo, questo è il punto che mi premeva sottolineare nel breve tempo rimasto, è il fatto che il trattato teologico-politico, in generale la politica di Spinoza, debbono essere lette in parallelo con l'ontologia dell'etica, quindi una forma di ontologia politica, potremmo dire, no? In cui la democrazia, di cui Spinoza è il grande teorico nella modernità, prima di Rousseau, è definita, come sapete, lo stato più naturale e più conforme alla libertà che la natura concede a ciascuno. Appunto, questa è la definizione che lui dà nel Trattato Teologico-Politico, capitolo 16, parte 11, no? Lo stato più naturale e più conforme alla libertà. Appunto, ma questa democrazia come stato più conforme e naturale trova nell'etica stessa i fondamenti di una, potremmo dire, visione democratico-comunitaria, per i motivi che dicevo, e che potrei così sunteggiare. Come sul piano ontologico la sostanza è prioritaria rispetto agli attributi, che si possono concepire solo come parti della sostanza, indisgiungibili da essa, e il massimo errore della mente consiste nel pensarli come autonomi e a sé stanti. Analogamente, sul coté politico, gli individui sono parti della sostanza comunitaria, parti interne alla sostanza comunitaria, e il massimo errore che si possa commettere è quello di pensarli come autonomi a sé stanti, come individui sovrani e reciprocamente indipendenti, no? L'egoismo è, potremmo dire, il peccato politico dell'intelletto astratto. Potremmo dire così, è il peccato politico dell'intelletto astratto. Potremmo dire che la definizione della sostanza, per substantiam intelligo, id quo in se est et per se concipitur, è una definizione a un tempo ontologica e politica, perché la sostanza ontologica, come la sostanza comunitaria, è ciò che è in sé e si pensa per sé, rispetto a cui le parti sono subordinate. Questo vuol dire appunto che la stessa immanenza, su cui anche tu giustamente richiamavi l'attenzione, che è una cifra importante della riflessione di Spinoza, l'immanenza, abbiamo visto anche che Lukács la sottolinea, la stessa immanenza in ambito ontologico, cioè la proiezione dei rapporti ontologici sul piano della pura immanenza, è sul coté politico il modo in cui si declina la democrazia come rete di rapporti orizzontali fra gli individui, fra individui liberi e uguali all'interno della communitas democratica, no? Potremmo dire che sono rapporti nello spazio orizzontale del riconoscimento tra individui liberi e uguali che operano all'interno della communitas di cui sono parte, in cui la stessa negazione della trascendenza esprime l'assenza della verticalità gerarchica delle relazioni interumane. Questa è la funzione espressiva politica dell'immanenza spinoziana.
in cui appunto emerge, almeno dal mio punto di vista, nitidamente come cifra del pensiero politico di Spinoza, non tanto la democrazia in quanto tale, la determinerei meglio come un comunitarismo democratico, con un linguaggio in cui si intrecciano a geometrie variabili determinazioni ontologiche e determinazioni politiche, ma anche etiche. Spinoza mostra all'interno dell'etica, come sapete, in più passaggi, come sul piano ontologico noi siamo parti dell'unica sostanza e senza di essa non possiamo essere concepiti. No? Ad esempio scrive, siamo nel secondo libro, proposizione 13, siamo una parte della natura che non si può concepire per sé senza le altre. Nature sumus pars, quae per sé absque alis non potest concipi. Con l'ovvia conseguenza, aggiungo io, che su un piano che anche in questo caso sia ontologico sia politico, potremmo dire tutta la natura, come tutta la comunità, è un'unica sostanza al cui interno le parti esistono come parti della totalità e non possono essere concepite esternamente rispetto ad essa. Cito ancora Spinoza, questa volta dal libro secondo, proposizione 13. Tutta la natura è un solo individuo, le cui parti, cioè tutti i corpi, variano in infiniti modi senza alcun cambiamento dell'individuo totale. Queste definizioni, che sono ontologiche, ritornano mutatis mutandis sul piano politico nel Trattato teologico-politico, in cui Spinoza dice che gli individui sono parti dell'unica comunità e senza di essa non possono essere concepiti, in cui Spinoza dice che la democrazia è appunto il luogo naturale di espressività degli individui che si relazionano fra loro collegialmente, come lui dice, no? Decidendo insieme delle loro sorti. Potremmo appunto dire che l'unità ontologica che si articola nella pluralità infinita degli attributi, che sono parti dell'unica totalità della sostanza, si riflette politicamente nell'unità di una comunità, di una sostanza comunitaria, che convive con la pluralità molteplice dei modi di pensare e di essere dei suoi membri, i quali appunto esistono al plurale, ma come plurali di un'unità, come differenza nell'unità, potremmo dire. Appunto, l'antropologia spinoziana, coerente con queste basi ontologiche e politiche, è per sua natura comunitaria, comunitaristica, se volete. C'è un passaggio che non a caso è predicato nell'etica, che già adombra la visione politica di Spinoza, comunitaria, quale sarà poi declinata nei due trattati politici, no? Il trattato teologico-politico e il trattato politico. Perché scrive Spinoza, siamo nell'etica, libro quarto, proposizione 18, nulla dunque di più utile all'uomo che l'uomo stesso. Nulla dico di più eccellente per conservare il proprio essere gli uomini possono desiderare se non che tutti si accordino in tutto, in modo che le menti e i corpi di tutti formino quasi una sola mente, un solo corpo. Appunto, riconduzione della pluralità all'unità, tutte le menti e i corpi diventino un unico corpo, una sola mente, e tutti si sforzino insieme per quanto possono di conservare il proprio essere, e tutti cerchino insieme per sé l'utile comune di tutti, donde segue che gli uomini che sono guidati dalla ragione, cioè gli uomini che cercano il proprio utile sotto la guida della ragione, non appetiscono nulla per sé che non desiderano per gli altri uomini, e perciò sono giusti, fedeli e onesti. No? Qui nell'etica siamo, e traccia chiaramente l'ontologia politica che poi declinerà negli altri testi. Quando nell'etica Spinoza dice che l'uomo non è un impero dentro l'impero, cioè non è una parte autonoma rispetto alla totalità della sostanza, analogamente sul piano politico l'individuo non è un impero dentro l'impero, non è una parte autonoma e separata rispetto alla totalità comunitaria. Non esiste astrattamente, secondo la moderna alienazione fra individuo e comunità, fra individuo e genere. L'individuo esiste sempre solo nei rapporti immanenti interni alla comunità. E qui del resto Spinoza, nel trattato politico, fonda il proprio comunitarismo democratico rideclinando in maniera diversa lo stato di natura. Anche Spinoza parte dall'ipotesi dello stato di natura.
nel quale stato di natura ogni individuo ha un potere illimitato su tutto. Il suo potere si estende quanto la sua forza, potremmo dire. O, citando appunto il trattato politico, il diritto naturale di ciascun individuo si estende nella misura della sua potenza. Questo vuol dire che astrattamente ogni individuo può tutto, ma concretamente non può nulla di fatto, perché se tutti possono astrattamente tutto, evidentemente nasce una condizione in cui tutti sono potenzialmente ostili fra loro, si limitano a vicenda. Ma quindi, dice Spinoza, se così stanno le cose, vuol dire che se due soggetti si accordano e uniscono le loro forze, insieme hanno più diritto perché hanno più potenza rispetto a quando erano isolati. Questo vuol dire appunto che si tratta di unire tutte le forze per avere una potenza massima, per massimizzare la potenza. Per questa via, appunto, si tratta di uscire dallo stato di natura tramite il trasferimento da parte di ciascuno di tutta quanta la sua potenza alla società nella sua interezza, non a un terzo, come in Hobbes, o come sia pure diversamente in Locke, ma alla communitas stessa, la quale, appunto, detiene poi questa potenza collegialmente, dice Spinoza, no? La detiene collegialmente in maniera democratica. E dice Spinoza, siamo sempre nel trattato, in questo caso teologico-politico, questo diritto della società si chiama democrazia, la quale perciò si definisce come l'assemblea di tutti che collegialmente ha il diritto a tutto ciò che può. Collegialmente, appunto in maniera, potremmo dire, appunto democratica, comunitaria. E appunto, dice Spinoza, unendosi gli uomini possono più facilmente ottenere tutto. Dice, gli uomini possono procurarsi molto più facilmente con l'aiuto reciproco, mutuo ausilio, ciò di cui hanno bisogno, e solo unendo le forze possono evitare i pericoli che incombono dappertutto. Spinoza appunto mette qui a tema l'idea che il bonum comune venga prima rispetto all'interesse individualistico degli individui. No? Siamo in un altro orizzonte di senso, capite bene, rispetto a Thomas Hobbes o rispetto a John Locke. Il bonum comune della communitas viene prima rispetto al bene dell'individuo. Locke e Hobbes, potremmo dire, dal punto di vista di Spinoza, hanno peccato di intelletto astratto per il fatto che hanno pensato gli individui esterni rispetto alla sostanza comunitaria. Per Locke addirittura la sostanza comunitaria, come abbiamo visto, nemmeno esiste. Non c'è la sostanza, ci sono solo i singoli atomi individuali. Per questo appunto l'unione comunitaria di tutti gli uomini che hanno il diritto su tutto è il regime democratico, in cui tutti entrano in questo regime democratico per massimizzare la loro potenza. È bensì vero che Spinoza parte, figlio del suo tempo anche lui, dalla convinzione che in origine ci sia uno Stato in cui gli individui non sono già comunitaristicamente legati tra loro, ci sono singoli individui autonomi, e questo appunto è lo spirito del tempo che parla tramite Spinoza, potremmo dire. Ma è bensì vero che in Spinoza antropologicamente questi individui non si fanno la guerra, non si fanno la guerra fra loro, si uniscono anzi, potremmo dire, per massimizzare la loro potenza, per accordarsi. Per questo non rinunciano alla loro potenza, ma semmai la mettono in comune, la mettono comunitaristicamente in comune, potremmo dire, per ottenere sul piano collegiale la massima potenza che in quanto individui avrebbero invece in forma limitata, potremmo dire. Quindi da questo punto di vista Spinoza rovescia il paradigma hobbesiano. Appunto, ognuno trasferisce tutta la sua potenza alla società, perché il diritto del singolo nello stato di natura è astrattamente immenso ma praticamente minimo, dato che contrasta con quello di tutti gli altri. E la comunità serve appunto a far valere un diritto incontrastato su tutto. Non hanno solo la garanzia della sicurezza gli individui nella comunità, hanno semmai la potenza di avere tutto, di avere tutto decidendolo collegialmente fra loro. Questo è l'orizzonte in cui pensa politicamente Spinoza, e io credo che sia evidente il richiamo
l'intreccio a geometrie variabili, come dicevo prima, tra la parte ontologica e quella politica. Ed è un vero peccato che spesso vengano pensate astrattamente come se fossero opere di autori diversi, no? Il trattato teologico-politico e l'etica spinoziana. Ma dato che sono le 11, ci fermiamo qui e riprendiamo il discorso giovedì.